Un evento da oltre 60.000 visitatori di media che per la prima volta sbarca in Maremma. Game Fair Italia arriverà nel centro fiere del Madonnino dal 30 maggio al 1 giugno. Si tratta di una fiera dedicata alla caccia, al tiro sportivo, alla cinofilia e ai cavalli, organizzata dalla GFI, di proprietà di Fiera di Vicenza S.p.A. e del CNCN, il Comitato Nazionale Caccia e Natura, che hanno stretto un accordo di collaborazione con Grosseto Fiere. Il Game Fair, come si sa, è una delle più importanti manifestazioni all'aperto per le attività outdoor. L'attrazione principale saranno le aziende armiere che si occupano di produzione per le armi, per l'attività venatoria e del tiro a volo. Quindi ci sarà la possibilità di vedere queste armi, queste munizioni e provarle in aree con, ovviamente sottoposte a un certo tipo di controllo, in modo tale che gli appassionati abbiano anche modo di tastare con la propria mano queste produzioni. Non solo caccia dunque, ma anche altre attività. Avremo gare cinofile, avremo gare coi cavalli, addirittura dei falchi, insomma ci sarà parecchio da vedere e da divertirsi. Un evento, il Game Fair, di forte richiamo per gli appassionati, ma anche di promozione territoriale. È un country festival all'aria aperta, quindi amica dell'ambiente, amica della biodiversità e quindi proprio una peculiarità territoriale maremmana che si confà esattamente a quella che è la tipologia, appunto, che questo evento descrive. È il più grande evento, ripeto, a livello europeo e quindi meglio di così non potevamo sperare. E quindi sicuramente ci saranno delle importantissime ricadute territoriali. Già da ora abbiamo una rispondenza molto attiva sulle strutture alberghiere e agrituristiche che sono già prenotate. Crediamo che questo fenomeno si amplificherà sempre di più man mano che ci si avvicina all'evento e quindi sarà un'occasione di promozione territoriale probabilmente la più grande che Grosseto abbia mai avuto. Il Game Fair Italia dunque scommette sulla Maremma come location naturale di questo evento, lo ha evidenziato il presidente di Fiera di Vicenza S.p.A. Matteo Marzotto. Qui a Grosseto c'è la tradizione, c'è evidentemente una natura spettacolare, ci sono le strutture giuste per rendere quel giusto compromesso anche tecnico per rendere fruibile la manifestazione in praticamente ogni condizione atmosferica e c'è della gente, dei professionisti di grande livello.